Amici, ben ritrovati su YouTube da Frank Bianconero. Vi invito ad iscrivervi al canale di Frank, mettere like, dirmi cosa ne pensate. Parliamo di Koulibaly e Zaniolo. Koulibaly, fermo restando che era un obiettivo, poi non arriverà perché per tanti mille motivi. Intanto invito sempre a chi conosce un po' le dinamiche del calcio. Vi ricordate per esempio Hamsik che lasciò Raiola, o Insigne stesso che lasciò Raiola perché magari non voleva altre proposte all'insegna, diciamo, del Napoli. Detto ciò, Ramadani non è un agente che sta pensando dove è meglio farlo andare o farlo rimanere. Sono procuratori come Mendes, come Raiola, come quei grandi procuratori. Devono muovere il giocatore a un anno dalla scadenza dove ci sarà più guadagno, più commissione, dove il Napoli, che sicuramente ha dato mandato di vendere Koulibaly, perché sono le parole del presidente, che deve abbassare il monte ingaggio e qualcuno dovrà fare dei sacrifici. E allora, cosa ti viene in mente? Ma la Juve dietro a Koulibaly non c'è da oggi. È all'incirca da febbraio, quando ha cominciato, ha sentito sentore che non rinnovava col Napoli. Poi da lì a far partire una trattativa, anche ora è molto difficile, a far partire una trattativa, a convincere il Napoli, a convincere il giocatore, il procuratore stesso, non è una cosa semplice. Ce ne vuole. Ma che l'obiettivo della Juve, a prescindere da De Ligt, fosse Koulibaly, questo è indiscutibile. Qualsiasi allenatore sa che Koulibaly potrebbe partire perché magari non vorrà rinnovare. Tutti si butterebbero su Koulibaly e vedrete che ci andrà sul Chelsea, magari andrà sul Bayern, magari, perché è un grandissimo giocatore. Io poi lo reputo pure una grande persona, non conoscendolo, nelle sue interviste, in quello che fa per il sociale, per come si comporta in campo. Io lo reputo un grande uomo, perciò quello poi aiuta ovviamente. Poi il giocatore è indiscutibile, un giocatore che ha giocato sempre a sinistra nonostante un destro, e alla Juve manca proprio a sinistra, che è andato via Chiellini. Perché per me i due difensori più forti in Serie A erano Chiellini e Koulibaly. Se va via Chiellini è normale che la Juve almeno deve fare la prova per portare a casa, a Torino, Koulibaly. Questo è poco ma sicuro. Poi vorrà, vedremo nei prossimi giorni, ma che con Ramadani, che è il procuratore di Chiesa, per esempio, è quello di Milenkovic, è quello di Koulibaly, sempre difensori centrali, che sta muovendo. Poi magari farà da ponte Milenkovic al Napoli, Koulibaly alla Juve, perché Milenkovic prenderebbe un terzo di quello che prende Koulibaly come stipendio. Perciò aspettiamo l'evolversi sicuramente, ma la Juve si muove sempre su grandi nomi, almeno per quanto riguarda l'interesse, per prendere informazioni, per capire la fattibilità dell'operazione. Perciò stiamo calmi, non è niente di sicuro. Per me un 70% è, e poi vediamo come andrà. Perché alla fine la Juve sarà una squadra forte. Tanto forte lo vedremo, tantissimo forte lo vedremo. Ovviamente poi il campo ci dirà, non è finito ancora il mercato, non finirà in caso dovesse arrivare ancora Koulibaly, perché non risolvi tutti i problemi nonostante Pogba e Di Maria. La squadra deve essere completa. La squadra forte, vincente, competitiva su tutti i fronti deve essere competitiva. Perciò vanno inseriti sui ruoli che ti mancano persone, giocatori di livello o funzionali al gioco che vorresti fare, non giocatori adattati. Questo è quello che penso. Per quanto riguarda Zaniolo, Zaniolo per me è un grande sì. È un grande sì. Zaniolo è un grande sì. Per me 50 milioni sono tanti, ma come dico sempre, non li spendo io, perciò non li spenderei io in caso dovesse arrivare alla Juve. Però è un giocatore che sicuramente ha della raffinatezza, al contrario di quello che dice l'amico mio. È un giocatore che spacca, è un giocatore che ha strappo, è un giocatore che ha personalità, è un giocatore che ha carisma, è un giocatore che deve crescere. Questo lo sappiamo tutti. Non lo vedo come mezzala, tanti sì. Vedremo poi come andrà a finire, ma non si tratta, anche qui, chi ha ragione più o meno, ma sarebbero due top acquisti, e con i due top mondo acquisti come Pogba, parametro zero, Pogba e Di Maria, stiamo parlando che si ribalta un po' la questione Juve.
Questo è ciò che voglio dire. Non mi interessa poi quando arriveranno, cosa arriveranno, quando punti quel giocatore li prendi. Secondo me Zaniolo è abbastanza fatta, poi ci saranno i giochi delle parti, poi ci saranno che deve uscire perché vuole lui, ci saranno altre discussioni. Detto questo sarebbero due acquisti interessanti, perché come dico sempre, in partenza sono fortissimi, dobbiamo vederli in campo. Riusciamo, per me Koulibaly, Zaniolo, Di Maria, Pogba, Paredes, Kostic, Molina, sarebbe una squadra che possiamo fare anche una bella figura in Champions League, dicendo anche che in Champions League, se tu hai gente che poi arriverà a Chiesa anche dopo l'infortunio, se tu hai gente di gamba come può essere Di Maria, Pogba, Kostic, Vlahovic, Chiesa, Molina sull'esterno, c'è ancora Cuadrado, stiamo parlando che soprattutto in Europa, dove le squadre giocano più aperte, hai possibilità di far molta più bella figura. Perché magari in Italia tante squadre poi cominceranno ad aspettarti al limite della loro area di rigore e diventa più difficile. In Europa non pensano a quello, pensano di più a giocarsela, e poi se hai qualità, se hai strappo, se hai precisione, se hai qualità tecnica e sfrutti quello che poi ti possono lasciare le squadre avversarie, questo poi fa sì che potremmo diventare veramente una squadra interessante. Ma ragazzi, Koulibaly è fortissimo, i tifosi, gli amici del Napoli potranno essere arrabbiati, però le parole di ridimensionamento le ha usate il presidente, perché se arriva un'offerta alta per Osimhen lo mandano, Fabian Ruiz non rinnova, Koulibaly adesso per ora non sta rinnovando, e se tu togli questi tre pezzi, Insigne è andato via, Mertens va via, perciò ci sono delle questioni anche lì. Il giocatore che hanno preso alla sinistra al posto Insigne a me piace tantissimo, e forse in prospettiva può diventare anche più forte di Insigne, però ragazzi, Koulibaly se deve uscire, la Juve ci deve stare, poi non lo riuscirà a prendere, pazienza, ma che ci provi già è molto importante, e che si incontri a cena con il procuratore è già un passo molto molto importante a mio modo di vedere. Perciò ragazzi, abbiamo fiducia, c'è stata quella piccola querelle, no, che Allegri non si è presentato. Allora vi dico, quelli che criticano senza sapere un cazzo di calcio, perché come dico sempre io non parlo di macchine, non parlo di tennis, non parlo di NBA, non parlo di pallavolo, non parlo di wrestling, non parlo di nulla, perché non so un cazzo di regole, di dinamiche, come funziona così. Sul calcio vi dovete stare fermi, sempre a generalizzare con tutti, perché io ve lo dico ora, privatamente posso dare sempre lezioni per quanto riguarda il calcio, rettangolo di gioco e dinamiche di rapporti, di come funziona, perché ripeto sempre, non vi fermate ai milioni di euro, il calcio è uguale come dinamiche a tutte le categorie, perciò per me poteva presentarsi il 4, si presenterà l'11, problema della società, non mio, ma io giocatore avrei voluto il mio mister presente anche quando arrivo io, visto che ci sono anche i collaboratori, visto che i collaboratori fanno parte di una squadra, poteva prendere una decisione diversa questa volta. Visto che non veniamo da annate facili, visto che non veniamo da annate entusiasmanti, visto che non veniamo da vittorie, visto che è un lavoro, dico io, pagato bene, e lo si fa soprattutto perché è passione, perché piace, 4 giorni meno di ferie, secondo me non sarebbero costate nulla. Parere mio, come dice l'altro, parere mio personale, non Bibbia, perché io non parlo come tanti di voi di Bibbia, perché il calcio è opinabile, ma se andiamo sui dettagli o sulla specificità degli argomenti, permettetemi di dirmi che ci vuole rispetto soprattutto per chi non parla di altro, per chi non sa di altro, parla solo e parlo solo di qualcosa che so, fatto appena un 30 anni. Faccio solo e dico solo di calcio, basta, le dinamiche sono tutte uguali, chi critica è perché vuole avere lo scettro di capire tutto, invece non capite un memerito cazzo, ciao a tutti da Frank Bianconero.